È una trama che si regge su un raccontare una storia andando al contrario, cioè iniziamo dalla fine e finiamo con l'inizio. Ed è una storia dove nessuno è escluso dal tradirsi e dal tradire. In poco tempo è l'unica cosa che posso fare. Diciamo, la trama in sé è un pretesto in realtà, insomma, che la trama è anche un po' banale, insomma, si tratta di un tradimento, ma al di là di quello si parla proprio di altro, cioè dei tradimenti. I tradimenti che attengono a ognuno di noi in quanto univoci, in quanto impossibilità di entrare in relazione con gli altri. Il tradimento della memoria, il tradimento delle aspettative e quant'altro. Diciamo, questo per dirla proprio in soldoni, insomma. Cioè, hai peggiorato le cose praticamente. Sì, il conflitto coniugale lo lascio a loro. Io sono il traditore, tradisce il miglior amico e forse tradisce anche l'amante in qualche modo, tradisce se stesso, esplora il testo, secondo me, l'essere umano, quindi con le sue debolezze, i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue anche contraddizioni, che sono molto interessanti poi per un attore da mettere in scena.